Bella a tutti ragazzi e benvenuti, sono Matti Morti, siamo qui a End of Fate 2. Allora, questo è il nostro personaggio, bellino, andiamo avanti. Siamo al secondo episodio. Allora, noi avevamo lasciato il nostro amico praticamente che aveva fatto amicizia, se voi andate a vedere nel primo episodio, aveva fatto amicizia con questo tipo strano, mezzo furfante, che sembra che sta un po' dalla parte dei ladri, un po' dalla parte nostra, delle volte ruba insieme ai ladri, delle volte li vuole morti, delle volte sembra che sia là con noi, delle volte sembra che ci voglia quasi fregare. È un tipo un po' strano, però il destino ci ha dato questo amico qua e per il momento ce lo teniamo. Noi adesso dobbiamo trovare questa gilda dei ladri perché sembra che dobbiamo pagare un pegno in denaro per il discorso di questa muleta, non ho capito bene. Comunque andiamo avanti. Guarda, intanto abbiamo 51 di vita su 100 perché comunque ci hanno abbastanza legnato. Ti registri a una gara di forza in una fiera per il vincitore e impari un premio d'oro buono. Nel primo turno della gara il tuo avversario è il minuscolo Roland, un mezz'uomo di una compagnia di acrobati itineranti. Ok. Ah ragazzi, adesso queste sono è una novità, non c'era nel primo. Constant reminder of death. The singular is die, as I'm sure you know, and they are often called bones for the material from which they were crafted. Here, however, they may also bring a touch of life. Allora, questa dei dadi è una novità, noi per superare la missione dobbiamo fare 10, abbiamo due lanci, quindi perché abbiamo due alternative. Ed è bellino perché sembrano quasi dei dadi di o di osso o di legno. Comunque proviamo. Non c'era questo nel primo. Abbiamo fatto 6, quindi noi possiamo decidere se rilanciare con tutte e tre. Lo facciamo con due soli, lancio di nuovo. Vediamo un po'. Identico. A quante probabilità ci sono che venga fuori identico? Ma è impossibile sta cosa. Non le capisco, è identico. Allora, la forza di Roland ti sconvolge. Impari a non sottovalutare né gli acrobati né i mezz'uomini. Ti mette al tappeto al primissimo turno e come premio ricevi solo una miseria. Quanto? 5. La miseria proprio. Ricevi una ricompensa più contenuta per aver perso nella gara di forza. Al tuo ritorno una nuova gara avrà inizio. Ok, quindi se io ci rivado sopra dovrebbe riapparire. At what point does honor bend to pragmatism? Damigella in difficoltà, davanti a te noti un carro ribaltato da donna che chiede aiuto. Per favore aiutatemi, grida. Sono stata derubata da una banda di criminali. Potresti per favore aiutarmi? Ora, non penso che una donna grida proprio in questa maniera, però. Aiuta la donna. In difficoltà, rifiutati di aiutare. No, l'aiutiamo, perché no? Ah, sempre con i dadi. Devo fare 12. 8. Provo a fare 1 e 2. Vediamo un po'. 10, perfetto, non ci siamo riusciti neanche a questo, quindi perché ringraziarti se puoi essere tanto gentile da darmi tutto il tuo oro? La donna estrae due lame nascoste dal corsetto. Venite fuori ragazze, capito sta schifa. Di nuovo, non ci credo. Non fa in tempo a reagire che un gruppo di banditi salta fuori dal nascondiglio. Non ci credo, maledetta. Ma qui sono tutti dei furfanti. Sono tutti dei ladri, tutti attentano alla tua vita. Ma che cos'è? Io ho anche poca vita. Non ci credo. Aiuto? Ho paura? Oh, ma tutti insieme però no, porca. Aio, piglialo almeno. Scappa.
Dietro, ce l'hai dietro! Cappa! Bravo! Aia! Reagisce mentre lo colpisco! Via di qui, 32 di vita! Dai, dai, l'ultimo colpo! Te lo sei preso per nulla! Quanto ha di vita? 32? 29? Dopo aver sconfitto i criminali, perquisisci i corpi in cerca di oggetti di valore. Di nuovo, i dadi. Basta questi dadi. La mi rovina. 13? Oh. A win here sets the tone for your challenge. Trovi del cibo tra i loro effetti personali. Cioè, tutto sto casino per del cibo. Però 10 di cibo, Però io se faccio un altro scontro crepo. La fiera. Nei pressi del borgo di Durwich trovi gli abitanti del villaggio nel bel mezzo di qualche tipo di celebrazione. La maggior parte delle attività riguarda una grande statua raffigurante un guerriero dall'aspetto spaventoso che si staglia vistosamente su un uomo lucertolo a terra. Segui la parata. Chiedi alla persona del posto cosa succede, vai per la tua strada. Allora, sì, intanto cambio voce, chiediamo cosa succede. Un umano stabile e cordiale spiega. In un'epoca lontana la nostra città era assediata da uomini, metà uomo e metà lucertola. Non c'era cibo, nessuna tregua e pochissime speranze. Eravamo nella merla. La salvezza è arrivata sotto forma di un guerriero senza nome che ha cacciato via quelle bestie per poco più di una manciata di monete d'oro e di un tozzo di pane. Noi lo onoriamo. Basta. Noi lo onoriamo così. La strada è riempita di cibo e ora facciamo a turno nel farlo a pezzi con una mazza. Cioè praticamente fate a pezzi l'immagine di colui che vi ha salvato. Se vuoi unirti a noi non ti fare complimenti. Potrei conservare qualunque cosa accada fuori. Puoi conservare qualunque cosa accada fuori. Purché non la prendono prima quei piccoli birbanti. La parata e la strada si snodano lungo la città, quasi fuori dalla vista. Segui la parata. Segui, dai. La parata a termine la piazza della città. Guarda gli abitanti fare a turno nel colpire la strada con una massa e raccogliere il cibo e l'oro che ne fuoriesce. Una persona del posto nota il tuo interesse e chiede se vorresti fare un tentativo. Allora, io servo prima uno che... manda avanti. Fai passare una bambina davanti a te. Si tratta di un atto di cortesia che ti garantisce l'opportunità di vedere cosa accade. La folla acclama con entusiasmo quando la bambina colpisce la caviglia dell'uomo lucertola con una mazza e raccoglie alcune monete e delle animelle incartate e cadute. Presto è il tuo turno. Accetti di farti benedire. Ah no, che benedire. No, non riesco a leggere tre righe in croce. Accetti di farti bendare gli occhi e afferri la mazza tra le tue mani. Che tragedia leggere tre righe. Allora, qui solita modalità. Questa. Perfetto. Ecco, bandisci la mazza con tutta la tua forza. Tuttavia la benda influisce sul tuo equilibrio e cali l'arma sul tuo stesso piede. Ah, pure. Perfetto. Proprio quello che mi serviva. Cioè, io ho capito, dovrei essere un guerriero di quelli... vabbè. Vergognandoti, lasci la città e i suoi festeggiamenti e speri che non avvenga raccontata alcuna storia su questo giorno. Pure. Andiamo di qua. Here we come to the end of the beginning. Giunge a Mirrorbridge non appena il sole comincia a calare sotto l'orizzonte. Ok.
Trovi Malachips e intenta ad esaminare una selezione di formaggi al mercato. Malachips è il mezzo furfante, dicevo prima. Ah, sei questo del mio caro amico, dice Malachips, l'avventuriero. Hai portato l'oro? Vignus ha organizzato un incontro al cimitero. Quindi andiamo al cimitero. Ti chiede se quel posto fosse stato scelto per via del suo isolamento o perché sarebbe stato facile sbarazzarsi dei corpi, ma secondo voi? Vignus saluta Malachips con un sorriso malizioso. Sembra che faccio il padrino. Ecco, Vignus è il padrino. Sembra che alla fine tu sia venuto. Ecco, nulla che a seguito. Sai, avevamo qualche giubbio. Ecco. Vigno si scrocchia le dita e ridacchia. Beh, Malachips, convincimi. Cosa mi impedirà di tagliarci via la testa oggi? Mostri il tuo oro mentre Malachips ne racimola un po' dalle sue tasche. La succinta borsa di moneta atterra ai piedi di Vigno con un tintinnio che rimbomba in tutto il cimitero silenzioso. Perdi 15 monete. Vabbè. Non è andato esattamente come previsto, dice Malachips con tono preoccupato. Sono tempi difficili ovunque, i cordoni della borsa sono più stretti che mai. Mi dispiace, ma, dice Vignus sorridente, i capi della cella non possono lasciare che i debiti non vengano pagati, specialmente da una parte di un eretico come te, come a te. E si combatte. Ahia, sono delle molotov quelle. Vignus il pazzo, infido e avido, una combinazione pericolosa. Gli anarchici tirano bombe infuocate che causano danni da fuoco. La tua armatura non ti sarà di alcuna utilità. Ottimo, io ho 3 grammi di vita pure. Quindi questa è una specie di mini boss. Aio, però sono mongolo anch'io, eh. No, ma mi sono andato in bocca. 10. Non ce la farò mai, ragazzi. Aiuto! Aiuto! F. Mamma mia, l'ho chiuso. Ai! Ma che scaracchia praticamente. No, 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 no. Mamma mia, ancora più di metà vita. Oh! No, ci credo! Cazzo! Story ends here. Quindi allora ragazzi, praticamente quando morite vi fa ricominciare tutto da capo. Quindi ragazzi, io taglio, ci ritroviamo al boss finale praticamente. Allora eccoci qua ragazzi, vi siamo contro il mini boss, abbiamo un pochino più di vita adesso. Abbiamo dovuto rifare tutto il percorso, eh. Vignus il pazzo, abbiamo 65, insomma, però sono 4, prima non erano 2. Oh! Mamma mia, che liscio! Problema quando si blocca. Ma non crepano questi? Sono immortali? Mamma mia.
Adesso è il casino. Dai, scappa! Dai! L'hai tirato addosso! Ce l'abbiamo fatta con uno di vita! Non ci credo, con uno di vita, uno! Questa è fortuna, eh? Finalmente. Ma la Calypso si gratta il mento pensosamente. Sembra che tu abbia bisogno di una persona scalda che ti aiuti a farti strada nelle complesse questioni della diplomazia. Perché non discutiamo del nostro sodalizio davanti alla birra tua? Gli devi tagliare la gola, ti taglierebbe. Le tue proteste non trovano ascolto mentre ti aggiungi ad abbandonare il cimitero. Con uno di vita mi sono salvato, eh. Oh, finalmente sta benedetta monetina. Apriamola. You have cleared the first challenge and now we can move on to the next. Ah, lama cardinale, bastone della purificazione, anche se mi sembra uno scudo a me più che un bastone. Oh, tutto mio. L'aro del mercato che non so cosa fa. Crostate torte, bugie esotiche, non so cosa fa, bivio e braccio di ferro. Praticamente queste sono nuove carte che molto probabilmente scomporranno il nostro percorso. Per avere stretta amicizia con Malachipse, il problema di Malachipse è l'imbroglione, ci sarebbe lui. Ok, quindi qui l'abbiamo concluso. Ok, adesso si è aperto un altro, praticamente, che è questo qua, che è il mago. Io credo che questa sia tutta la mappa del gioco, noi la dobbiamo sbloccare tutta. E come vedete il salvataggio praticamente lui lo fa a priori, prima che voi cominciate, e ve la dovete fare tutto. Se crepate dovete ricominciare da capo. Quindi questo gioco non sarà tanto una passeggiata, mi sa. Allora ragazzi, comunque penso di concludere qua, anzi concludo qui. E prossimo gameplay faremo il mago e vi ringrazio per avermi seguito, spero vi siate divertiti, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche su Twitch, perché io faccio ogni tanto faccio dei live streaming sia su Twitch che su YouTube. E le live adesso, prima le facevo quasi tutti i giorni, adesso le faccio un pochino meno perché ho avuto dei problemi con OBS e quindi laggava parecchio, quindi alterno un po' di gameplay registrati con le live. Comunque FIFA in live lo voglio continuare a portare. Poi altri giochi, quindi questo interrà sicuramente come serie. Poi portiamo avanti anche Warframe, che comunque mi piace. Portiamo avanti sicuramente FIFA e oltre che alla carriera, che siamo quasi arrivati in Serie A. Oltre alla carriera, poi sto cominciando a mettermi i soldi da parte per fare i soldi virtuali dell'Ultimate Team, le monete dell'Ultimate Team. Piano piano comprando e vendendo giocatori di continuo, sto un po' dietro al mercato perché voglio fare la squadra che avevo detto inizialmente. Poi farò anche un video sul come guadagnare su FIFA senza spendere attualmente nemmeno un euro, perché quello è importante secondo me. Quindi ragazzi, spero di essere divertiti, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, ciao.